in sovrimpressione. Io invece voglio fare una domanda subito a Croatti, che ringrazio di essere in studio con noi. Ci puoi dare qualche novità sul Riccione? Dopo le sofferenze di quest'anno, cosa si devono attendere i tifosi del Riccione per il futuro? Ma i tifosi del Riccione si devono attendere una cosa che sotto un certo aspetto non lo volevo neanche pensare, invece negli ultimi colloqui la devo pensare, quindi dal prossimo anno in poi ritornerò in cella come presidente e chi ci sta con me facciamo tutto assieme. Settore giovanile, prima squadra. Chi non ci sta, mi dispiace, va fuori dalla Riccione Calcio. Ecco perché dobbiamo ricordare, chi non lo sa, che la Riccione è divisa in due tronconi. Sì, infatti, cioè la società è in due tutte parti. Queste divisioni non stanno più bene perché oltretutto la proprietà è unica della Riccione. Io ho cercato di fare colloqui con tutti, anche qui con l'amico del Fontanelle abbiamo fatto dei colloqui amichevoli, poi la risposta è arrivata negativa, non importa, meglio così. Ho portato avanti altri colloqui con l'ASAR che ancora non ho avuto nessuna risposta. Ho fatto un mini accordo con il settore giovanile del Miramare. Ho discusso e ho parlato per 6 mesi interi. Non ho avuto nessuna risposta finora di un calibro importante. Da giovedì, da stasera faccio un ultimo appello, da giovedì io personalmente assieme a un professionista diremo chi ci sta nel Riccione si impegna, si autorizza e garantisce e si va avanti. Con quello che la città e i dirigenti di Riccione che mi vengono a dare una mano, faremo il Riccione che verrà fuori. Io sono convinto che facendo così faremo un grande Riccione. Ora e anche un grande settore giovanile. Ascolta, torni di nuovo in sella? Sì, perché era determinante che io ritornassi, perché ci sono troppi dubbi da tanti, non si sa mai chi è il padrone, chi non è il padrone. Qui non si tratta di fare il padrone, qui si tratta che io ho aperto molto alla città e ho aperto tanta gente. Però vedo che un attimino sempre i soliti furbetti, che uno ce l'ha con l'altro, uno fa finta di essere amico e poi non è amico, tutte queste robe qui, da oggi, da stasera finiscono. Da domani io assieme a un professionista porterò a termine il futuro del Riccione, da giovedì in poi inizio a fare i colloqui. Personalmente, a tête, come si dice nel calcio, nella sede, chi garantisce firma. Chi garantisce firma, non chiacchiere, firma, stop. Cosa fai? Dei provini che fai? No, no, nessun provino. Eh? Dico, tutti il rapporto. Voglio anche dire questo, che se non viene nessuno, mi dispiace se non viene nessuno, quindi anche i tifosi, la gradinata, che fa tanti proclami su tutti, no? Se non viene nessuno, vado avanti da solo, con i miei amici, chissà da dove verranno, però sono amici veri che mi daranno una mano per gestire il Riccione futuro. Ecco, ma per decidere questa situazione vuol dire che tu a monte hai qualcuno che può entrare, ci può stare in questa prospettivo, no? Io a monte non ho nessuno e giustamente non è che posso dire qua in televisione. Io dico che da stasera in poi chi vuol decidere di entrare nel Riccione deve parlare con me e basta. Non ci sono altre trattative di tanti altri cose. Si va avanti e basta. E il duo Castellani-Battani? Sono sempre ben accetti. Se vengono volentieri a parlare con me ci mettiamo a sedere, discutiamo. Però quest'anno una mano l'hanno data. Sì, come no, io come sempre ho sempre ringraziato. Io ho sempre ringraziato tutti perché è stato un anno transitorio, importante. Difficile da molto gestire. Difficile, la salvezza è venuta un po' come sta facendo il Tavoletto, forse peggio. Cioè il Tavoletto peggio di noi, che noi con un paio di spareggi ci siamo salvati. Loro invece... Beh, il Tavoletto li fa per vincere. Purtroppo per vincere. Guarda che stenza queste federazioni fanno fare, oltre che gli hanno tolto 10 punti, ancora sono qua a vedere... Che andiamo, stress, eh? Andiamo, non andiamo, quindi mi sembra una roba vergognosa anche questa, se vogliamo dire. Allora, per chiarire il tutto a chi ci segue, anche ai tifosi, il Riccione torna di nuovo nelle mani non di... Non torna, è sempre stato una mania. Quest'anno comunque la prima squadra era gestita da altre persone. Io volevo fare un gruppo unito, volevo fare una cosa in un certo modo. Visto, considerato che non è facile unire il tutto, da oggi in poi chi si allea con me vuol dire che è unito. Chi non si allea con me, mi dispiace, deve lasciare la sede della Riccione Calcio. Vuol dire che non ci sarà una separazione tra settore giovanile e prima squadra? Non esiste per il futuro. Però prima c'era. Prima c'era, ma è... Era che da anni o no? No, che da anni, un paio d'anni che va avanti così, quindi da oggi in poi azzeriamo tutti i discorsi e si va avanti tutti i lineari, tutti assieme, perché io ancora concedo questa proroga, di decidere le cose tutti assieme, basta. Aspettiamo giovedì?
No, io giovedì già nomino tutto, un direttore generale, un direttore sportivo. Allenatore? Martedì prossimo ci sarà l'allenatore e la squadra è già partita, perché poi sa quanti giocatori ho da portare. Hai qualche bomba su? È un cambio io, quindi non è questo. Dopo ce l'ho, sì. Hai già il nome dell'allenatore? Sì, sì, ce l'ho. Ah, tu ce l'hai già il nome dell'allenatore? Sì. Ma con questo io porto giocatori che vengono chissà da dove. Sempre linea sul settore giovanile nostro, che oltretutto abbiamo anche dei bravi giovani. Ritireremo quello che abbiamo dato in giro. Se vengono riscattati, ben venga, perché qualche soldino fa sempre bene. Se non vengono riscattati, ritorneranno a Riccione e poi si ripartirà con i tasselli che mancano. Dunque, tu non vuoi rimanere fuori come quest'anno, dalla prima squadra? No, io quest'anno vado in prima linea, non voglio rimanere fuori. Non ti piace stare più in tribuna? No, per carità. Assolutamente. C'hai un bel carrello e un buon cavallo. L'ho sempre avuto per 10 anni, vuoi che adesso non ce l'abbia adesso? Benissimo. No. Sto rigore, tu hai parlato del rigore. Aspetta, il carrello e il cavallo, non ho capito. Lui ha detto che c'ha una buona sella, che vuole colore. Ecco, speriamo che trova un buon carretto e un buon cavallo. Che non scappi via di notte col cavallo. No. Trovati un personaggio a Riccione, perciò. Una bella cosa una volta. Sì. Ha preso il Miramare perché forse prendo un aereo e va via. Invece tu... ti sei sbagliato anche stavolta. Da Riccione non vado via, rimango qua. Ma lo sono convinto. Conoscendoti sono convinto. Ma prima non eri convinto, adesso dici che sei convinto? Sono convinto perché è un personaggio che, vedendo che le cose stanno come dice lui, qualcuno ha il coraggio almeno per farlo, lui perlomeno lo ammiro per il coraggio che ha. Ascolta, la tifoseria secondo te come la prende questa situazione? Io oggigiorno non garantisco più per la tifoseria, io ho una grande visione e passione anche della gradinata, che quest'anno secondo me ha fatto tante belle cose. Io mi auguro che la gradinata monti sul mio cavallo per andare dove vogliamo. Se la gradinata continua a darmi contro, io vado avanti comunque, faccio pure. Anzi, quest'anno preferisco avere anche qualche piazza invece di qualche via. L'anno scorso tutte via, quest'anno... Però è chiaro che se non entrerà un certo gruppo di persone, gli obiettivi del Riccione saranno obiettivi abbastanza limitati. Io sono convinto di sbloccare questa situazione solo in questo modo. Cioè, battendo i pugni sul tavolo? Sul tavolo, sì. Perché altrimenti non combini niente. Va bene, allora torniamo... Da giovedì in più sappiamo... Perché ti sei dato proprio un... No, perché adesso sono 2 o 3 giorni che qualcuno deve riflettere su sta roba, ma non mi cambia idea più nessuno. Da giovedì chi parte con me bene, si affiancano 2 professionisti importanti, che da giovedì dirò anche chi sono. Perché hai fretta di decidere? No, io non è che ho fretta di decidere, non fretta, voglio partire, stop. Adesso i tifosi... Il Riccione non merita di fare la squadra a ottobre, novembre, settembre e poi dire ce l'ha bloccata Croati, ce l'ha bloccata quella... Io non blocco più niente. La squadra è già pronta, non c'è mica nessun problema. Ecco,